Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono Natascia, alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Oggi, 18 febbraio, la Chiesa celebra il mercoledì delle ceneri, giorno di penitenza nella Chiesa Universale, che comporta il digiuno e l'astinenza dalle carni. Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, presiederà la celebrazione eucaristica con l'imposizione delle sacre ceneri presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in via Lanciano 13 a Montesilvano. Mensa universitaria dell'ex caserma Campo Mizzi dell'Aquila da ieri regolarmente in funzione. Dopo giorni in cui gli studenti hanno mangiato in due strutture in convenzione, da ieri si è tornati alla normalità con l'affidamento temporaneo del servizio fino a espletamento della gara europea. Dunque la ripresa del servizio si è verificata anche nei poli di Coppito e Pile, che riaprono oggi. Per la mensa di ingegneria a Roio invece occorrerà attendere il 23 febbraio. Sono più di 600 gli studenti che ogni giorno usufruiscono della mensa. Suona inopportuna oggi l'enfasi delle dichiarazioni del ministro dei beni culturali Dario Franceschini, che durante la sua visita del marzo scorso nel cratere sismico, cioè nei comuni più colpiti dal terremoto del 2009, lanciò l'operazione L'Aquila Viva, una struttura ministeriale speciale per consentire la rinascita della città in 5 anni e la sua restituzione al mondo. Oggi non solo la ricostruzione risente gravemente delle lentezze con cui si va affrontando la riforma delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici d'Abruzzo, ma anche l'attività ordinaria delle altre sedi della regione langue per mancanza di una direzione stabile e con pieni poteri. E quanto si legge in una nota dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ANCE, cioè abruzzese. Il capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, ha chiesto di poter audire, cioè di poter essere presente come ascoltatore in qualità di consigliere regionale, alla seduta del prossimo Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale in programma giovedì. Sospiri ha chiesto di partecipare alla seduta perché verrà preso in esame il progetto di ricerca geomineraria della società Toto S.p.A., tutela della risorsa idrica idropotabile della Val Pescara, che interesserà un'area estesa su 4 comuni, Bussi, Popoli, San Benedetto, in Perillis e Colle Pietro, e circa 1.600 ettari di territorio sopra l'acquifero che garantisce l'approvvigionamento d'acqua di 500.000 abruzzesi. Non solo un risparmio di circa 10.000 euro all'anno per la pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto un'opportunità per favorire il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio e nell'area distrettuale Maiella-Morrone. E il commento del sindaco di Torre de' Passeri, Piero Di Giulio, alla sottoscrizione della convenzione tra lo stesso comune e la ASL di Pescara avvenuta nelle scorse settimane. Stabilita la concessione gratuita di alcuni locali comunali all'azienda sanitaria, il comune di Torre de' Passeri ha voluto dare uno stop al ridimensionamento che la sede distrettuale di Torre ha subito negli anni. Da una ricerca di Elan International, società di executive search, cioè di ricerca esecutiva, emerge che nel 2014 sono aumentate del 25% rispetto al 2013 le richieste di direttori ricerca e sviluppo in Abruzzo. Difficilmente può affermarsi un direttore di ricerca e sviluppo
che non sia stato anche ricercatore nel campo specifico, spiega Giuseppe Cristofari, che è il managing partner di Elan International. Mentre, aggiunge, può diventare direttore vendite un uomo di marketing o anche di altre discipline meno connesse, un direttore ricerca e sviluppo che sia solo manager, che non abbia cioè sperimentato in vivo la vita del ricercatore, una figura molto rara. Firmato il verbale di consegna dei lavori tra provveditorato alle opere pubbliche e ditta aggiudicataria dell'appalto per il dragaggio al porto di Pescara, in una ditta della provincia di Venezia. Arriverà dunque in queste ore la squadra per i rilievi batimetrici. A conclusione le attività di spostamento sommerso con il metapontone ora ormeggiato a San Benedetto del Tronto. Il comandante della direzione marittima, Enrico Moretti, ha detto che l'operatività dello scalo continua ad essere garantita. Abbiamo richiesto la disdetta del contratto di affitto dei locali che oggi ospitano l'autoparco. In questo modo risparmieremo ben 100.000 euro all'anno. Lo annuncia l'assessore ai lavori pubblici del comune di Montesilvano, Walter Cozzi. Entro 6 mesi, spiega, trasferiremo l'autoparco dalla sua sede attuale. Nei prossimi mesi, dunque, i locali di Via Danubio, che oggi ospitano gli scuolabus e i mezzi comunali, alcuni materiali del comune di Montesilvano, l'archivio generale e l'officina meccanica, saranno liberati. Il tutto sarà trasferito nell'ex sede operativa della EcoM in Via Nilo. Domenica dalle 19 all'hotel Villa Michelangelo di Città Sant'Angelo si terrà l'evento di beneficenza Il profumo della solidarietà stellata. Sarà un'occasione importante per donare un sorriso ai bambini in difficoltà ricoverati nel reparto di chirurgia pediatrica oncologica dell'ospedale di Pescara. La serata sarà a favore di Adricesta Onlus ed è dedicata dunque al completamento del progetto Un lettino per la chirurgia pediatrica oncologica d'Abruzzo, che ha l'obiettivo di acquistare lettini ed arredi come armadi, tavolini, sedie, comodini e poltrone letto per il genitore che assiste per l'unico reparto in Abruzzo e Molise che effettua sia interventi di routine che gravi oncologici e gravi malformazioni pediatriche. Oggi la direzione, la redazione, la regia e i collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Venanzio dell'Aquila. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono cielo sereno o poco nuvoloso con temperature da 4 a 9 gradi e venti moderati. Il mare è previsto mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.